Arriva la 27ª medaglia azzurra per l'Italia, l'ha conquistata il sette bello della pallanuoto. Sabato i ragazzi di Santo Campagne hanno centrato il bronzo battendo per 12-10 il Montenegro in una gara avvincente ed emozionante. Si lotta punto su punto, a metà match azzurri avanti più 1, 5-4. I montenegrini sono aggressivi, non danno tregua. L'Italia con i fratelli prosciutti chiude la pratica insieme ad Aicardi negli ultimi 2 minuti dell'ultimo tempo. Poi il via alla festa azzurra a chiudere questa cavalcata trionfale. Domenica, ultima giornata dei giochi con l'attesa di una possibile medaglia che potrebbe arrivare dalla squadra azzurra di ginnastica. E poi la finale alle 18:15 del torneo di pallavolo che vedrà di fronte Italia e Brasile. A conclusione, la cerimonia di chiusura della notte tra domenica che lunedì con portabandiera azzurro l'argento del Beach Volley Lupo Mimmo Siena, speciale news. Pronostici rispettati negli anticipi che hanno aperto il campionato di calcio di Serie A. Sabato alle 18 la Roma ha battuto l'Udinese per 4-0. I giallorossi di Luciano Spalletti, dopo un primo tempo così così, nella ripresa si scatenano con la doppietta di Perotti, entrambi su calci di rigore. Poi il terzo gol ad opera di Dzeko e a conclusione il quarto firmato da Salah. La Juventus comincia nel migliore dei modi la sua stagione a caccia del sesto titolo consecutivo. Allo Stadium di Torino i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno battuto la Fiorentina per 2-1. Vantaggio bianconero al 37esimo del primo tempo con Khedira. Nella ripresa al 25esimo il pareggio viola con Kalinic. Passano 5 minuti e arriva il gol del 2-1 ad opera di Higuain. Domenica le altre gare della giornata con attesa per le milanesi. Il Milan ospita a San Siro il Torino, mentre l'Inter sarà in trasferta al Bentegodi, ospite del Chievo Verona. Il Napoli in serata affronterà una difficile trasferta a Pescara. Tra le altre gare da ricordare: Atalanta Lazio, Bologna Crotone, Empoli Sampdoria, Genoa Cagliari e Palermo Sassuolo. Mimmo Siena, speciale news.